Cosa vi aspettate? Beh, allora, innanzitutto brevemente volevo ringraziare appunto il Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco Vari e tutte le forze di maggioranza e di opposizione del Consiglio per questa vicinanza a questa azienda del territorio, a questa azienda che è un patrimonio di San Giovanni. Quindi questo consiglio inusuale per noi è anche ulteriore fonte di, per certi versi, di orgoglio e anche di responsabilità per il futuro. Vorremmo da questo punto di vista rafforzare ancora di più il nostro segnale di allarme e di necessità di intervento verso una realtà produttiva e in generale chiaramente verso un settore che a causa dell'aumento del prezzo dell'energia sta veramente rischiando di non ripartire. Quindi vi aspettiamo un intervento e soprattutto di far sì che le nostre istanze vengono poi portate dalla Regione e soprattutto capiamo al Governo centrale in quanto i contributi che vi sono stati in questo ultimo periodo nei confronti del nostro settore sono profondamente insufficienti. Capisco che si stia lavorando anche per il futuro, si stia lavorando per una minore dipendenza dagli altri paesi, per la sostituzione di tutta una serie di fonti combustibili inquinanti, però al momento le aziende manifatturiere del nostro paese vanno avanti principalmente con il metano e quindi se non si interviene cercando di calmierare o almeno cercando di prevedere un prezzo uguale, un prezzo massimo per tutti, purtroppo scompariranno centinaia e migliaia di realtà produttive, chiaramente compresa la nostra.